Fuori sono. Ciao a tutti, paninari belli e brutti. Un saluto da Autoradio, la vostra radio preferita, a tutti voi che siete in viaggio, ma soprattutto ai ai a voi che state aspettando con ansia le ferie e siete lì al lavoro come me. Intanto sarei curioso di sapere dove siete o dove state per dirigervi. Mare o montagna? Nord o sud? Oppabacco, fammi sapere, chiamami e chiamami e chiamami e dimmi i tuoi gusti vacanzieri. Intanto cominciamo il nostro viaggio musicale con il primo pezzo. È il momento di preparare le valigie nel silenzio della notte e partire. Suitcase in the night.
E così, mentre la tua vettura prosegue per le vacanze, Autoradio ti accompagna in un magico viaggio che vede come protagonista, questa volta, la meravigliosa costiera amalfitana. Uno di quei posti che ti rimane nel cuore e non ti va più via. E allora, si è fatta l'alba, abbassa i finestrini, vento nei capelli e questa è Positano Sorrento.
Molto suggestivo anche questo brano. Intanto ricordiamo il concorso che mette in palio i biglietti per il concerto dei Tears for Fears, Libidine, a Londra il 16 novembre. Doppia Libidine! Questa strepitosa giovane band appena arrivata al successo anche in Italia. Per partecipare non devi far altro che telefonarci in diretta e il fortunato o la fortunata che riuscirà a prendere la linea dovrà rispondere a quattro semplici domande riguardanti naturalmente la biografia e il mondo dei Tears for Fears. Capito? Facile, no? E intanto, passiamo al terzo brano. Sarebbe bello pensare che i viaggi vadano sempre secondo i piani, ma non è proprio così. Hai controllato acqua e olio prima di partire? No? Fallo! Non quello calcistico, né? E nemmeno l'altro. Altrimenti rischi di rimanere fermo in una piazzola a chiedere aiuto, proprio come il protagonista del prossimo pezzo, intitolato SOS.
E speriamo che il nostro protagonista sia riuscito a ripartire. Ma ora proviamo ad immaginare un viaggio diverso, più estremo, due ruote invece che quattro, testa dietro il cupolino, verso il mare. 750, 750, 750. E così, nel nostro viaggio immaginario, giunti alla nostra meta, ti propongo qualcosa di più fresco. Perché già ti immagino lì sulla spiaggia di Rimini, che tra l'altro sta andando forte come meta turistica in questi anni, ad ascoltare autoradio con le pinne, fucile ed occhiali. Il prossimo brano si chiama Abbronzatissimi. E questa volta ti lancio tre pezzi di disco italiana senza interruzioni. Thank you.
Sei ancora sintonizzato? O sei già in acqua a goderti i primi momenti della vacanza? Ma per chi invece è ancora in viaggio, passiamo alle informazioni sulla viabilità con il nostro notiziario traffico e poi ancora musica italiana. Lucca Pisa. Tratto chiuso sulla A11 Firenze-Pisa Nord al chilometro 79 in entrambe le direzioni. Tratto chiuso tra bivio A11 raccordo Lucca-Viareggio e bivio A11 raccordo A12 Genova-Livorno fino alle 14 per evento generico. Cavenago. Coda sulla A4 Milano-Brescia al chilometro 150 in direzione Trieste. Coda in uscita a Cavenago provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Pian del Voglio Rioveggio, coda sulla A1 Bologna-Firenze al chilometro 222 in direzione Milano. Coda di 1 km tra Pian del Voglio e Rioveggio per veicolo in avaria.
Maratea, città conosciuta per la statua del Redentore che domina il Tirreno dal Monte San Biagio. Sì, un po' come quella di Rio de Janeiro. Ma restiamo sempre in tema mediterraneo, con un altro pezzo, con un titolo che rievoca il calore non solo del nostro mare, ma anche della nostra gente. Mediterranean Heat. Adesso voglio immaginare con te il momento del tramonto, quando tutti tornano a casa e tu rimani lì sulla battigia a goderti i colori e il rumore del mare. E voglio comunicartelo con il brano che sta per partire, In a Sail Shell, in una conchiglia. Thank you.
Siamo quasi arrivati alla fine del programma, mannaggia. E quindi, come ben sai, è arrivato il momento della dedica. Vuoi dedicare un pezzo ad un amico? Alla persona che ami? Chiamami, chiamami e chia... Oh, abbiamo già una telefonata. Pronto, pronto, pronto. Chi sei e da dove chiami? Ciao, sono Deborah da Roma. Ciao Deborah, finalmente una bella voce femminile. Che brano vorresti ascoltare e soprattutto a chi vuoi dedicarlo? Cioè sì, sono troppo emozionata, non ci credo che ho beccato la linea. Cioè, io in pratica c'ho sto boyfriend, no? Uh-huh. Che non mi si fila proprio. E gli voglio dedicare sta canzone, Postcards, che mi hanno detto di porre di cartoline. E chissà che almeno quando sto a fare mi pensa e mi manda una cartolina. Che maleducato a non dare attenzione ad una bella ragazza. E allora, facciamoglielo capire con questo brano? Mm? Ciao Deborah, grazie per averci chiamato e buona fortuna. E allora, questa è per il boyfriend di Deborah e naturalmente per tutti voi. Postcards.
Tutte le cose belle finiscono troppo presto, come il nostro programma che è arrivato alla fine, anche le vacanze. Spero di averti tenuto compagnia in maniera piacevole e che il tuo viaggio, che sia già finito, che sia per iniziare, finisca nel tuo bagaglio di memorie, tanto per rimanere in tema. Io ti saluto qui e ti ricordo che dopo di noi andrà in onda il programma New Wave Lab, dedicato alla nuova tendenza musicale proveniente dall'Inghilterra che sta spopolando in tutto il mondo. Ultimo brano, Holidays Are Not Forever. Ciao Paninari!